Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 0698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 27 1280. Per l'Università Sassarese oggi è il Click Day, aperte infatti da stamattina alle 9 le urne telematiche nelle quali votare, fino alle 19 di stasera, il nuovo rettore. 5 i candidati alla successione di Massimo Carpinelli alla guida nell'ultimo sessennio. Sono Luca Deidda, ordinario di Scienze Economiche, Gavino Mariotti, di Geografia Economica, Giampaolo De Muro, di Diritto Penale. Dal Dipartimento di Agraria viene infine Roberto Furesi e Plinio Innocenzi da quello di Chimica. In ballo 698 voti, quelli pieni dei docenti, 588, le 59 preferenze del personale tecnico-amministrativo, a condensare il 10% dei suoi 503 componenti e i 48 suffragi degli studenti in rappresentanza di 13.000 iscritti. Di 350 il quorum necessario per la vittoria. A visionare in tempo reale l'intero processo, in onda sul provider universitario, i 5 della commissione elettorale scelti da Carpinelli in persona. Intanto alle 10 erano già 400 i votanti, un chiaro segno dell'interesse per chi siederà sul più alto scranno dell'Università Turritana, dopo le tante polemiche degli ultimi tempi che hanno investito proprio il rettore uscente. Da capire soprattutto se il vincitore di stanotte, salvo ballottaggi previsti per il 27 e 30 di novembre, seguirà o meno il solco di Carpinelli, dal quale si è smarcato il solo Mariotti. Insomma, l'attesa è tanta e potrà essere soddisfatta già da questa sera, grazie alla diretta streaming dello Spoglio sul sito dell'Università. Occorre un intervento urgente dello Stato per scongiurare il taglio delle rotte annunciato dalla Tirrenia. Lo afferma il commissario straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois, che si rivolge al ministro dei trasporti, Paola De Micheli, perché si trovino rapidamente soluzioni al fine di scongiurare anche questa disgrazia. Con la speranza, prosegue Fois, che con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali si possa dare avvio a un percorso che, proprio partendo dal tema dei trasporti, consenta ogni opportunità di ripresa e di sviluppo del nostro territorio. Per un'isola il tema dei trasporti e delle infrastrutture, già indebolito da ritardi e troppa burocrazia, prosegue il commissario della provincia di Sassari, è una questione indifferibile per la ripartenza economica e per la rinascita sociale. I collegamenti rimangono tra le principali cause del mancato sviluppo della nostra regione e della nostra economia. Weekend di furti in città. Denunciati venerdì dalla polizia locale, 3 uomini di origine rumena sorpresi a rubare in diversi negozi sassaresi. La segnalazione è partita da un'attività commerciale di Velitalia, dalla quale il trio aveva sottratto alcuni articoli senza passare per la cassa. Gli agenti della municipale hanno pedinato i ladri fino alla loro abitazione nel centro storico, dove hanno scoperto profumi e vestiti del valore di diverse centinaia di euro. La merce conservava ancora le etichette e si ipotizza fosse pronta per essere reimmessa sul mercato. Una volta sequestrata, la refurtiva, la polizia ha denunciato i 3 a piede libero. Il fine settimana di furti si è arricchito di un altro episodio che ha visto stavolta protagonista una ragazza dell'est Europa. In un negozio del centro, la giovane donna aveva staccato il dispositivo antitaccheggio da un maglione e l'aveva poi indossato, uscendo dal locale senza pagare il dovuto. Non ha fatto però molta strada, subito fermata dagli agenti è stata anche lei denunciata. Sempre in tema di reati predatori, da segnalare un altro intervento, la settimana scorsa, della polizia locale, a carico di un uomo colpevole di aver compiuto numerosi furti in città. Per lui è scattata la misura di custodia cautelare su disposizione del giudice per le indagini preliminari. A partire dai prossimi giorni, tutte le attività marittime e portuali di Porto Torres saranno sottoposte ad un'intensa attività di vigilanza che sarà svolta in collaborazione tra la Capitaneria di Porto Torres e lo Spresal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, un'iniziativa pianificata dal comandante Gianluca Oliveti, il capo servizio sicurezza Matteo Orsolini della Capitaneria di Porto e per lo Spresal Pietro Masia e Pietro Secchi, che mira al monitoraggio di tutte le procedure e modalità di espletamento del servizio e degli incarichi da parte delle diverse
diverse categorie interessate. I controlli, che dovranno essere completati entro la primavera del 2021, saranno attuati sui traghetti, le unità di pesca e i cantieri navali, una task force nella tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro per consolidare il rispetto delle norme che regolano le attività di pesca e la portualità e promuovere la cultura della sicurezza. Il centro residenziale di Alghero non è sotto controllo. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione del Consiglio Comunale della città catalana e che smentisce le dichiarazioni rassicuranti del sindaco Mario Conocci. La situazione è tragica, si legge ancora nella nota stampa firmata dai consiglieri Esposito, Bruno, Sartore, Cacciotto, Piras, Dinolfo, Pirisi, Ferrara e Porco. I tamponi sono stati fatti una settimana fa solo agli ospiti sintomatici, mentre i dipendenti non vengono tamponati dal mese scorso. Da notizie non confermate si sarebbero avute 2 vittime, 13 ospiti e 2 operatori positivi, mentre gli anziani, finora negativizzati, sarebbero 4. Bisogna assolutamente correre ai ripari, si legge ancora nella nota dell'opposizione del Consiglio Algherese, separare i positivi dagli altri ospiti e fare in modo che il personale che assiste le persone contagiate non entri in contatto con chi non è stato colpito dal virus. Nel frattempo occorre una comunicazione dei dati sui casi cittadini il più possibile attinenti alla reale situazione, in modo da rendere tutti più responsabili nel seguire le norme anti-Covid. È fondamentale per la salute di tutti, conclude l'opposizione della Giunta Conocci, ma soprattutto per garantire le persone più fragili, come i nostri anziani. A Valle d'Ore era attivo l'ufficio operativo di Confagricoltura all'interno della cooperativa agricola Valle del Coghinas, un punto di raccordo per l'Anglona, una richiesta finalmente soddisfatta per tutti gli operatori agricoli della zona. Il nuovo collegamento si somma a tutti gli altri già presenti nella provincia di Sassari Olbia Tempio e sarà da supporto alle aziende agricole per tutte le loro richieste, dando rilievo ad un settore di notevole importanza per l'economia locale. Il territorio offre da sempre colture d'eccellenza e di qualità esportate in tutti i mercati nazionali, riconoscibili per la loro unicità, come quella del carciofo spinoso. Facciamo circa 200 ettari di carciofo, siamo 20 soci produttivi, facciamo ormai da qualche anno finocchi, cavoli, prodotti estivi come melone e anguria, ci siamo specializzati nella vendita e nella commercializzazione. Valle d'Oria rappresenta evidentemente la culla delle coltivazioni importanti, quelle che sono le coltivazioni d'elite per quanto riguarda l'ortofrutta. Questa cooperativa peraltro veramente ha delle eccellenze, perché sta facendo delle innovazioni importanti per tutti gli associati, e crediamo che oltre all'aspetto della sola cooperazione legata quindi all'ortofrutta, però ci sono altre realtà come anche gli allevamenti e altri tipi di attività agricole che sono degne assolutamente di nota, e quindi noi dobbiamo continuare ad assisterle nella maniera migliore. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna mascherine chirurgiche in confezioni da 10 pezzi a 20 centesimi ciascuna e a 25 centesimi in confezioni singole. Mascherine filtranti facciali FFP2 in confezioni da 100 pezzi a 1,20 euro ciascuna e a 1,50 euro in confezioni singole. Mascherine lavabili a 30 centesimi ciascuna. Nel nostro punto vendita sono disponibili presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. La Raymond Handball Sassari è fuori dalla Coppa Europea. La vittoria di ieri sul parquet del Fteria Stadium contro i ciprioti del Parnassos Strovolu, sul risultato di 28 a 27, non è bastato per qualificarsi al terzo round dell'European Handball Federation Cup. La testa ora è già sabato prossimo per il big match di campionato contro la Conversano per blindare il primo posto. Sabato in gara 1 il match è equilibrato per tutta la sua durata. Si parte punto a punto anche se i sassaresi soffrono la fisicità del Parnassos Strovolu e si aggrappano alle giocate
di Federico Veira. L'avvio di ripresa è il copione del primo tempo. La Raymond riesce per la prima volta a passare avanti, ma negli ultimi 10 minuti i rossoblù si lasciano andare e il Parnassos guadagna il massimo vantaggio, portandosi nel finale sul punteggio di 29 a 25 e arriva così la prima sconfitta stagionale per il club turritano. Nella partita di ieri in gara 2 la Raymond fa fatica, ma con pazienza rientra subito in partita, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 15 a 12. In avvio di ripresa i sardi hanno il controllo della partita, ma non riescono a sfruttare le tante occasioni capitate e il più 4 che sarebbe valso la parità nel doppio confronto non arriva. La vittoria della Raymond su 28 a 27 non basta per il passaggio del turno. Finisce così la prima storica avventura di una squadra sarda in una competizione europea, che ora si prepara per il big match di sabato prossimo contro Conversano.